Fantasieve 2030 è un progetto che abbiamo deciso di lanciare sul finale della nostra legislatura per ripercorrere i 5 anni passati di amministrazione attraverso la lente dello sviluppo sostenibile dei 17 obiettivi stabiliti dall'ONU nel 2015, dall'ONU, cioè anche dall'Italia, e quindi in questo caso è nostra intenzione portare a livello locale alle persone, alle nostre persone, temi altrimenti trattati solamente a tavoli internazionali. Ma non rileggiamo solamente il passato, cerchiamo di dare anche una lettura dello stato dell'arte del presente di Fantasieve attraverso una pubblicazione che presenteremo prima della fine del mandato, sulla quale stanno lavorando 3 giovani laureati che abbiamo inserito nel team per l'occasione, appositamente una pubblicazione veramente inedita che sta già attirando l'attenzione a livello nazionale di molte istituzioni e altre realtà locali. Per un comune, diciamo, sotto i 60.000 abitanti, siamo i primi in Italia a portare la conversazione su questa dimensione. E poi guardiamo al futuro. Il workshop del 16 e 17 febbraio è pensato proprio per coinvolgere tutta la società civile fantasievese, le associazioni, i sindacati, i gruppi attivi di cittadini, e portarli non solamente con noi nel percorso, trasportarli all'interno di questa narrazione dello sviluppo sostenibile come desiderata a livello internazionale, ma anche per ricevere da loro un contributo, un input importante per scrivere insieme perlomeno una traccia di quello che vorremmo fosse Fantasieve da qui ai prossimi 15 anni. Quindi un lavoro che lasceremo anche alle prossime amministrazioni comunali, nel quale crediamo moltissimo, e credo che il successo del workshop di oggi sia un ottimo segnale per la Fantasieve del futuro.